Non solo aiuti economici, ma anche un piano di reinserimento professionale per combattere l'indigenza. È l'obiettivo del disegno di legge all'esame delle commissioni lavoro e affari sociali della Camera, dove proseguono le audizioni. Le segue per noi Maria Luisa Bisogni. Un giudizio nel complesso favorevole, quello espresso oggi in commissione alla Camera nel corso dell'indagine conoscitiva sulla delega che contiene misure di prevenzione e contrasto alla povertà. Positivo a livello unanime, soprattutto che per la prima volta si definisca un piano nazionale per i meno abbienti. Altrettanto positivo, sottolineano associazioni ed esperti ascoltati oggi, che il testo non preveda un reddito di cittadinanza garantito a tutti indistintamente, ma aiuti economici da parametrarsi sulla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta prefissata, con particolare riguardo per i nuclei familiari con minori a carico. Opinione non condivisa dal Movimento 5 Si potrebbe ottimizzare la cosa e fare veramente una proposta universale, quale che potrebbe essere il reddito di cittadinanza, che costerebbe solo 17 miliardi di euro, ma veramente darebbe un input all'economia, sarebbe veramente una manovra economica, politico e sociale importante. Apprezzato dal Comitato Scientifico Alleanza contro la Povertà anche l'approccio del governo che punta non solo ad aiutare economicamente chi è indigente, ma anche a renderlo autosufficiente con un percorso di inclusione attiva nel mondo del lavoro che prevede corsi di formazione professionale e stage nelle realtà produttive. A noi sembra una scelta importante e una scelta legata non soltanto alla fragilità di parte del paese, ma una scelta legata a un'idea di stato sociale.